Maestri di stile, ma anche espressioni di un genio che davvero non conosce crisi. Questo sono i Carpigiani quando si parla di moda. L'ultima geniale trovata per lanciare il punto vendita rinnovato la presenta il negozio 20 anni di Carpi, che in questi giorni ha allestito su Facebook un casting online. Alla fine del gioco un abbigliamento completo con i consigli dell'esperta Carla Gozzi. La pagina Facebook del negozio è stata già presa d'assalto. Anatroccoli tutt'altro che brutti, ma a parola loro, certamente bisognosi di preziosi consigli fashion, hanno già cominciato ad inviare candidature per il concorso più cool della provincia di Modena. La competizione in questione è quella lanciata via web dal negozio 20 anni di via Mazzini in centro a Carpi, un vero e proprio casting online che permette a chiunque di segnalare attraverso il mi piace di Facebook amici che hanno la possibilità di ambire al premio finale. Un look completo nel negozio 20 anni con i consigli di Carla Gozzi, nostra signora di stile e star della trasmissione Cult Ma Come Ti Vesti. Carla Gozzi sarà presente in negozio il giorno della riapertura, il 17 settembre. Si è pensato di far interagire il pubblico, quindi il casting online era la cosa migliore per poter dare spazio alla creatività di tutti quelli che vogliono partecipare, in quanto saranno le persone stesse che diciamo, candideranno amici o persone ritenute bisognose, diciamo, dei consigli della signora, e verranno vestite da noi all'interno del nostro negozio il 17 di settembre per l'inaugurazione che faremo dei locali rinnovati, e verranno vestiti da lei con i suoi consigli, e noi approfitteremo per omaggiare gli outfit che lei consiglierà. Non la solita inaugurazione, insomma, suon di tartine ragazza immagine. Nella capitale della moda, l'aria decadente figlia del momento viene spazzata via dal genio creativo di chi dell'immagine ha fatto molto più che un mestiere. Un'intuizione che solo apparentemente fa a pugni con i tempi che corrono. Gli ultimi dati relativi a mode made in Italy confermano che nonostante la crisi il 72% delle persone è disposto ad un'impennata di spesa per un'occasione importante. Il 78% dichiara lo stile il primo biglietto da visita verso gli altri, mentre per il 75% delle persone essere alla moda non può prescindere dal sentirsi bene con se stessi.